Giovedì il plenum del Consiglio provinciale ha approvato con 18 sì, 1 no e 14 astensioni il disegno di legge della Giunta, variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 ed altre disposizioni che mette a bilancio ulteriori 650 milioni, destinandoli principalmente a salute, sociale, finanziamento dei comuni e contrattazione collettiva. Esso interviene inoltre su ambiti estranei al bilancio, quali l'assegnazione di derivazioni idriche a scopo idroelettrico e competenze dell'Agenzia per gli appalti. Proprio questa trasformazione, in una sorta di legge omnibus, è stata criticata dall'opposizione, che ha protestato anche perché, dopo una buona collaborazione in commissione legislativa, il testo lì prodotto era stato di nuovo modificato in aula. In compenso dei 14 ordini del giorno presentati al disegno di legge, ne sono stati accolti dalla Giunta 8, a volte con modifica, un numero insolitamente alto. Essi riguardano temi che vanno dalle comunità energetiche ad alloggi a prezzi accessibili alla promozione dell'economia. Il Consiglio provinciale torna a riunirsi dal 9 al 12 aprile prossimi.